14 sindache elette su 98 comuni al voto, ancora troppo poche. Risultati elettorali delle elezioni amministrative tenutesi in Sardegna lo scorso fine settimana fotografano un quadro in cui la presenza politica femminile al vertice delle istituzioni comunali continua a essere troppo labile, indice degli ostacoli che le donne ancora incontrano nel tentativo di imporsi nella società civile e per conciliare i tempi di vita e di lavoro. Una situazione che è stata sottolineata anche dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Sardegna nella nota di auguri inviata alle sindache e consigliere elette nell'ultima tornata. Una delle principali cause del problema sta già a monte, con una bassa percentuale di donne candidate rispetto ai politici uomini. A questo gap si aggiunge lo scarso impiego da parte degli elettori dello strumento della doppia preferenza di genere, possibile dal 2012 nei comuni con più di 5.000 abitanti. Con questa opzione è infatti possibile votare due candidati per i seggi del Consiglio a patto che appartengano alla stessa lista e che siano di genere diverso. Uno strumento che, nonostante i quasi 10 anni di vita, è poco conosciuto e al quale la politica stessa dà poco spazio nella comunicazione elettorale. L'auspicio delle commissarie per la pari opportunità della Sardegna, che dovrebbe essere condiviso da chiunque abbia a cuore una crescita democratica e paritaria della società, è che i cittadini siano messi a conoscenza e imparino a impiegare le opportunità che la legge mette loro a disposizione per rendere le donne sempre più protagoniste della vita politica e istituzionale dell'Italia, a partire dall'amministrazione del proprio comune.